Buonasera a tutti, sì, infatti. Allora, mi chiamo Andrea Fini, sono l'amministratore di Nexus SRL, che di fatto nasce come un provider della provincia di Bologna, questo nel 2008. Ci eravamo posti come obiettivo l'abbattimento del digital divide nella provincia nord di Bologna, partendo ovviamente con tecnologie, diciamo, a quel tempo, diciamo così, ottime, che erano via radio. Col passare degli anni però ci siamo accorti che il territorio aveva bisogno di qualcosa di più. Qualcosa di più, perché l'esigenza del territorio significava avere banda, significava avere rete, significa soprattutto oggi avere un'infrastruttura. Questa infrastruttura ci ha portato al 30 marzo del 2014 a Pieve a inaugurare quello che è la rete in fibra ottica in FTTH. Cosa significa, tecnicismi a parte, portare la fibra ottica fino in casa dell'utente o presso l'azienda. Questo cosa ha voluto dire? In questi due anni, ad avere centinaia e centinaia di linee installate, ad avere dalle grandi aziende fino ai privati tutti forniti in fibra ottica diretta, è importante questo piccolo dettaglio, e di fatto creare un'infrastruttura tale per cui i piccoli paesi, i piccoli comuni, o adesso se vogliamo definire l'area nord dell'area metropolitana, sia al pari delle grandi città o sia al pari del centro dell'area metropolitana. Questo è fondamentale, perché sennò abbiamo una differenziazione del territorio che è troppo elevata. La prima cosa che un'azienda chiede, al di là di quello che può essere il costo del territorio, c'è fibra? E a che costo? Ma è prestante? Queste sono le prime cose che chiedono le aziende. La vendita di un appartamento, per cosa banale e semplice che sia, una delle prime domande è: ma c'è la fibra ottica? Voi calcolate che un appartamento venduto con la presenza di fibra ottica ovviamente ha un certo valore immobiliare, senza fibra il suo valore è molto più basso. Ecco perché, fra virgolette, partendo da Pieve di Cento e poi successivamente in altri comuni, Argelato, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano, Galliera, eccetera, siamo partiti e abbiamo sviluppato questo progetto che si sta ampliando sempre di più. Tant'è che, fra virgolette, abbiamo vinto premi SMAU, tutto quanto, stiamo esportando il modello anche in altre aree, tipo Cervia, tipo Sant'Agostino, quindi prima si parlava dell'Alto Ferrarese, si sono già mossi anche in questa direzione, perché di fatto tutti questi comuni hanno capito una cosa: non c'è, fra virgolette, un territorio se non ho possibilità di poter avere rete, e per rete intendo proprio un'infrastruttura di telecomunicazioni che sia capace. Nel nostro caso specifico stiamo parlando, fra l'altro, di una rete altamente performante, di una rete capace di ospitare altri operatori, quindi una rete unica, una rete che sia verde. Noi tra l'altro non utilizziamo mezzi pesanti, in tutti i posti dove lavoriamo non abbiamo, come si suol dire, sbragati comuni, abbiamo fatto delle, fra virgolette, interventi utilizzando sempre, diciamo così, la metodologia dell'interventistica di precisione, se vogliamo definirla sotto questo aspetto. Quindi niente scavi, niente cose particolari. D'altro lato, cerchiamo di fornire all'utente banda simmetrica. Da noi un utente ha tot mega in upload, tot mega in download. Al di là dei tecnicismi, cosa significa? Che l'utente non diventa più la semplice persona che va su internet e naviga, l'utente diventa parte della rete, l'azienda può sfruttare la rete. L'esempio pratico del 2012, quando venne il terremoto, credo che per molte aziende sia stato abbastanza indicativo. Tante aziende non erano preparate, ovvero sistemi tipo disaster recovery, cloud e tanti altri servizi che oggi sono basilari se si vuole essere sulla rete, perché oggi essere sulla rete vuol dire essere competitivi, vuol dire essere nel mercato. Se io non sono in rete, sono out, sono fuori. E questo è un dato di fatto, la globalizzazione ha portato a questo ed è l'unico dato certo. Tanto che, fra virgolette, questo dato certo, come voi sapete, già lo Stato centrale stesso vorrebbe implementare ovviamente una rete in fibra ottica in virtù anche dell'agenda digitale 2020, ma ahimè siamo nel 2016, il 2020 a livello di infrastrutture è domani. Quindi noi, per quanto siamo piccoli, per quanto stiamo lavorando nei piccoli territori, è altrettanto vero che però stiamo già, diciamo così, coprendo una buona fetta dell'area metropolitana nord, ma come vi dicevo prima ci stiamo anche spostando in altri territori. Una delle cose basilari, fra l'altro, e che stiamo implementando in questi giorni, stiamo implementando la rete al protocollo IPv6. È un tecnicismo, ma è fondamentale, cioè l'internet della seconda generazione, chiamata anche l'internet delle cose. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che internet non morirà e non finirà solamente su vado su Facebook, mi guardo la posta elettronica e basta.
ci sarà un dopo internet, ci sarà un'epoca in cui le telecamere, che oggi è la cosa che possiamo conoscere di più, cioè io dal cellulare, dalla mia app mi guardo le telecamere, dopo andremo oltre, partire da servizi tipo, facevo l'esempio prima, posso comandare la lavatrice, la domotica stessa potrà essere utilizzata, il frigorifero che mi comunica se effettivamente sta per scadere un determinato alimento piuttosto che un altro. Tutte queste tecnologie sono ferme in Europa, non in America, non in altre nazioni. In America il 50% delle connessioni stanno utilizzando l'IPv6, in Italia siamo a malapena al 2%, tanto per darvi dei dati, cioè siamo indietro, indietro, indietro. Il problema non è solamente la connettività, ma anche come fornirla. Una delle nostre particolarità qual è? È quella di preparare e predisporre gli utenti con collegamenti a 1 giga. Il concetto è, va bene essere pronti per il 2020 perché ci viene imposto dalla comunità europea, e nel 2021? C'è anche il 2022, speriamo. C'è sempre un dopo. Ecco perché la rete viene implementata e già da oggi tutti i nostri utenti saremo già in grado di fornire 1 giga anche alla piccola persona. In più, cosa fondamentale, poi termino, al di là delle imprese, del tessuto che già è esistente, è fondamentale creare una piattaforma per le nuove realtà. Se una startup nuova, dei ragazzi nuovi, prima si parlava di ragazzi giovani, di percentuale di ragazzi giovani, vogliono aprire un'attività, ma dobbiamo dargli anche l'opportunità di poter aprire. Se un'azienda vuole aprire nel settore dell'information technology, dove la apre? Ah, sicuramente dove può accedere a internet e con velocità e con una certa qualità di banda, non in un territorio dove non c'è niente. E se è un'azienda grossa, noi in tutte le aree industriali che abbiamo coperto, le aziende grosse sono state le prime ad accaparrarsi subito, ma perché? Perché l'esigenza era drammatica. Quindi il fatto, di implementare un'infrastruttura nei territori, credo che sia una situazione di carattere primario, ovviamente, che deve essere proprio su larga scala in tutta l'area metropolitana, appunto. Chiudo. Grazie.